Se un maggior numero di noi stimasse cibo, allegria e canzoni al di sopra dei tesori d'oro, questo sarebbe un mondo più lieto. Tolkien Rocks nasce dalla mia passione per la scrittura, per la musica hard rock ed heavy metal e chiaramente dall'amore per i libri di Tolkien. Ho incontrato il professore per la prima volta a metà anni 90, leggendo la biografia dei Led Zeppelin dal titolo Il martello degli dèi. In realtà il nome di Tolkien ricorreva già nei dischi che andavo ad acquistare, all'interno dei testi o nei ringraziamenti dei gruppi. Ho letto Il Signore degli Anelli per la prima volta molti anni fa e da allora, dalla Terra di Mezzo, non sono più tornato indietro. Tutti i gruppi rock e metal che in qualche modo hanno a che fare con il mondo tolkieniano. Si parte con i grandi del rock come Black Sabbath, Led Zeppelin e Rush e si giunge al heavy metal di Battleor o Blind Guardian, ai quali è dedicato un intero capitolo, fino a giungere al metal più estremo di Summoning e Kroakan. Un intero capitolo è dedicato alla scena italiana. Il nome di maggior rilievo sicuramente è quello del menestrello Giuseppe Festa dei Lingalad, ma non mancano realtà interessanti come Myrddin e Jandil. Sono presenti anche dei pianisti di fama internazionale come Marco Lo Muscio e Arturo Stalteri. Scrivendo il libro ho scoperto che diversi attori delle trilogie di Jackson hanno una forte passione per la musica. Ad esempio Christopher Lee, superati i 90 anni, ha inciso due dischi di heavy metal dedicati a Carlo Magno. O Viggo Mortensen, che è il nostro Aragorn, che ha pubblicato dei lavori di musica sperimentale. O Billy Void, con un gruppo di rock. Ma voi conoscete DJ Frodo? Sicuramente i Big Cake di Billy Boyd, il nostro Pipino. Il gruppo scozzese ha pubblicato tre dischi di alternative rock molto molto intimo. La musica e le canzoni sono molto presenti nelle opere di Tolkien, che siano le melodie degli elfi o i canti per ricordare i grandi del passato. D'altra parte, il primo capitolo del Silmarillion, che si intitola La musica degli Ainur, narra di come tutto l'universo tolkieniano sia nato grazie alla musica e alle melodie date dai Lúvatar. Tutto nasce grazie alla musica e tutto vive grazie a essa.